Scontro diretto a Mestalla. Arriva il Barcellona, si presenta così con Paulinho da fuori. Neto non si fida, mette in calcio d'angolo dopo 4 minuti, non riesce a entrare in area al Barça. Allora anche Rakitic da lontano, Neto blocca. Poi l'episodio di cui si parlerà per settimane, forse mesi, il tiro di Messi. Neto non lo trattiene, la palla entra, Messi esulta, ma guardate, Iglesias Villanueva non dà questo gol, palla chiaramente dentro. Si sveglia il Valencia e alla mezz'ora Zaza si presenta la partita così, con questo tiro un po' strozzato che si spegne sul fondo. Non c'è Marcelino, squalificato in panchina dalla tribuna. Vede questo tentativo di Suarez addosso a Neto, solita faccia corrucciata di Valverde. Cresce nel secondo tempo il Valencia. Guedes all'indietro per Zaza, un altro tiro ancora una volta di qualche metro fuori, la conclusione di Simone Zaza. Ancora Guedes, sfonda a sinistra, il Valencia va a puntare un TT. Guedes va sul sinistro, Ter Stegen con la mano riesce poi anche a ritrovare il pallone il portiere tedesco, ma è una corsia che funziona quella di sinistra del Valencia, perché Guedes aspetta Gaia, si muove male Semedo, il cross dentro per Rodrigo Moreno Machado, ottavo gol in campionato per l'attaccante anche della nazionale spagnola. Sblocca la partita, 30 dalla fine, il Valencia legge male il movimento offensivo di Gaia, Nelson Semedo, poi Suarez da fuori area, Neto si riscatta in parte per l'errore nel primo tempo. All'82esimo sale in cattedra Messi, vede con la coda dell'occhio Jordi Alba, al volo il terzino del Barça, fa 1-1 il pareggio della capolista con l'uomo che a Valencia ha giocato 3 anni. Nel finale, al 93esimo, una delle ultime occasioni, entra Andreas Pereira, il suo tiro solo sull'esterno della rete, ancora una volta l'ex Granada, il cross dentro per Simone Zaza, ancora una volta impreciso l'italiano, finisce così 1-1 a Mestalla. Il Barça rimane imbattuto.